Alimentazione, agricoltura, ambiente, artigianato, arte. Sono le 5 A che caratterizzano i prodotti tipici italiani, coniugati in un continuum operativo dall'associazione La Tavola Italiana, che si è ufficialmente presentata in Sicilia al Palazzo Osteri di Palermo. Tra gli obiettivi della Tavola Italiana la tutela della biodiversità e la creazione di valore aggiunto per i prodotti e i produttori. E noi ci occupiamo di valorizzare e promuovere le filiere agroalimentari italiane, quindi il nostro obiettivo è cercare di motivare sia il consumatore che anche i produttori e l'opinione pubblica sull'importanza della filiera e non solo sull'importanza del piatto in tavola. Cioè, il nostro obiettivo è quello di lavorare affinché questi due campi delle arti, della cultura, del patrimonio materiale ma anche del patrimonio immateriale possano dialogare nella conoscenza per una migliore tutela, per una migliore cura di questi due aspetti fondamentali della storia, della creatività umana. La qualità dei prodotti enogastronomici italiani che ci ha reso celebri nel mondo, ma sempre più oggetto di tentativi di imitazione. Come difendere il Made in Italy? Con Expo finalmente i turisti stranieri hanno capito la differenza fra il prodotto italiano e il prodotto taroccato, che prima i turisti vedevano ma quasi come una manifestazione turistica per l'appunto, invece forse vederla così diffusa in tutte le regioni come si può evidenziare in Expo secondo me aiuta. E poi bisogna raccontare la storia, bisogna dimostrare ai consumatori e comunque ai potenziali interessati da dove arriva il prodotto, e questo oggi si può fare meglio di ieri sfruttando anche i new media, quindi i social, le community, i siti internet, facendo in modo che ci sia un forte dialogo fra produttore e consumatore. Bisogna parlare con i produttori, conoscere la loro realtà ed andare avanti dopo aver analizzato i costi e i possibili prezzi e vedere la fattibilità di ogni prodotto di non solo spedire la merce, ma di controllare il tutto. Se non si fa così, i mercati di nicchia non possono andare avanti. Rispetto alle materie prime, riattualizzazione della tradizione, innovazione e internazionalizzazione. Questa è la ricetta per affrontare con successo le sfide del mercato. Chi gira il mondo sa che l'Italia ancora oggi vale moltissimo proprio per la sua capacità di investire in quelli che sono questi valori grandissimi della creatività umana. Il goodwill, non so come si può tradurre in italiano, è la richiesta latente che si è accumulata in America principalmente, dove ci sono tantissimi italiani, ma anche gli americani hanno imparato ad apprezzare la cucina ed apprezzare la cultura italiana, siciliana.